Carissimi amici, fratelli e sorelle, buongiorno, sono Alberto Civitan, vi saluto da Taranto dove partecipo come delegato del rinnovamento alla 49esima settimana sociale dei cattolici italiani dal titolo Il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro e futuro, tutto è connesso. La settimana sociale ha avuto inizio giovedì 21, si conclude oggi domenica 24 ed è stata una bellissima iniziativa, una importantissima iniziativa per tutta la Chiesa italiana per tanti motivi, primo tra tutti il fatto che si è tenuta in presenza. Dopo il tempo della pandemia, piano piano si sta ripartendo e questa settimana sociale ha tra gli altri significati anche questo, quello di riportare le persone in presenza, di riattivare la relazionalità e di stare insieme. È una settimana sociale che, come già dal titolo ci fa capire, che è fortemente ispirata e fondata sulla lettera enciclica di Papa Francesco Laudato Si', ed ha avuto tanti aspetti importanti, ha avuto tante sfaccettature e soprattutto tanti spunti di riflessione e l'impegno da parte di delegati, dei delegati verso, che sono circa un migliaio provenienti da tutta Italia, sono presenti 220 diocesi su 224 e 1000 delegati provenienti appunto dalle diocesi ma anche dai movimenti, dalle organizzazioni, dalle associazioni cattoliche. Ha avuto, dicevo, tanti spunti interessanti, tante riflessioni, tanti contributi dal mondo della politica, dal mondo della cultura, dal mondo del sociale che non solo hanno analizzato le problematiche legate all'ambiente, all'ecologia integrale, quindi all'uomo e a che cosa vogliamo fare del nostro pianeta, ma ha dato spunti concreti su cui agire e su come muoversi in questo tempo così delicato, in questo tempo così difficile. Tutti gli esperti che sono intervenuti in questo tempo, ma anche coloro che studiano e scrivono su questo tema, sono concordi sull'affermare che siamo nel tempo dell'emergenza, non solo emergenza pandemica, ma ormai il tempo si è fatto breve per intervenire sui cambiamenti climatici. Ovviamente non è un'iniziativa fondata esclusivamente sul tema ecologico, quindi l'ambiente e quello che ci circonda, ma ha nell'uomo e nel ruolo e nella responsabilità dell'uomo nel ricostruire, intervenire nelle distorsioni a partire dai nostri comportamenti e dagli stili di vita, delle pratiche, delle buone pratiche, come si dice oggi, delle buone pratiche che rimettono in moto la bontà e rimettono in moto processi trasformativi positivi contro l'economia dello scarto. Papa Francesco non fa mancare quasi mai, quasi quotidianamente il suo messaggio di sollecitazione urgente, di esortazione nei confronti di non soltanto di noi cattolici, ma di tutti gli uomini di buona volontà per impegnarsi, per darsi da fare, per intervenire. E il tempo, come dicevo, si è fatto breve. Una delle cose più interessanti, più belle che ho avuto modo di apprezzare in questa settimana, in questi 4 giorni, è stata l'importante presenza dei giovani. Sono presenti tra i 1000 delegati, circa il 50% sono giovani under 35 e non sono presenti soltanto perché è un tema che sta a cuore ai giovani, ma perché si sta investendo nei giovani, perché la Chiesa italiana e gli uffici di pastorale giovanile, i movimenti stanno investendo sui giovani che rappresentano non soltanto il futuro, ma sono il presente della Chiesa, ma di tutta la società. E con la loro iniziativa, con la loro entusiasmo, la loro passione, questo tema, il pianeta che speriamo, è diventata la speranza e l'entusiasmo sono diventate le parole chiave di questa iniziativa. Ai giovani è stato riservato un tempo molto lungo, molto diciamo così, importante, sia nelle fasi preparatorie di questa settimana, con tutto un lavoro di network che li ha coinvolti sul piano nazionale, ma anche in questi giorni, proprio ieri sabato, hanno avuto a disposizione una mattinata dove hanno avuto l'occasione di presentare ai partecipanti il frutto di questo lavoro che converge all'interno di un grande manifesto, di una grande alleanza di impegno verso la salvaguardia del nostro pianeta e soprattutto di attivare comportamenti, iniziative, azioni, progetti che hanno a cuore la trasformazione ecologica. Sono intervenute tantissime persone, esperti, c'è stata un'interlocuzione anche con il mondo politico, è riuscito a partecipare il ministro del lavoro Andrea Orlando, a cui sono state poste delle domande precise.
ha avuto una particolare risonanza l'intervento del ricercatore gesuita, sacerdote Gael Giroux, direttamente da Washington, un ricercatore dell'università, della Georgetown University francese, che nei suoi studi con il suo gruppo di ricerca ha mostrato, attraverso le sue ricerche, i suoi studi, ha mostrato slide molto dure, molto forti, in cui mostra cosa sarà il futuro del pianeta a partire dai prossimi anni, non fra tanto tempo. Si parla del 2040, quindi tra 20 anni. Si stima addirittura che l'Italia possa avere, tra i paesi meridionali dell'Europa meridionale, possa avere una riduzione del 40% delle risorse idriche disponibili. Quindi capite che si tratta di un'emergenza a tutti gli effetti. La cosa più importante, la cosa più interessante, ovviamente, è stata il ritrovarsi con tante persone, con tanti amici, con tanti fratelli e sorelle che condividono il cammino, che condividono esperienze, che condividono progetti e sui quali ci siamo ritrovati finalmente a parlare di persona, ma soprattutto ad impegnarci per contribuire fattivamente, non soltanto con una riflessione e con gli intenti, ma a impegnarci fattivamente su iniziative che possano creare effettiva trasformazione. Come al solito è un'esperienza ricca, piena, a volte anche un pochettino stancante per i trasferimenti, però stare nel cuore della Chiesa, essere nel cuore della Chiesa in questo tempo di forti cambiamenti, di grandi cambiamenti, ha un sapore speciale, oserei dire profetico. Un caro saluto a tutti, vi porto nel cuore, oggi nella messa conclusiva pregheremo per tutto il rinnovamento e un saluto caro a tutti voi.